Allora, questo no, perché sostanzialmente già l'ho trattato. Queste, vabbè, questi qua, questo no. Ma che stai facendo? Dobbiamo Questo fare le no. news. Come le news? Io sto preparando la puntata di Giochi a cazzo di cane. Devo farne due questo mese, perché lo scorso mese ad aprile non l'ho fatta, quindi Vabbè, sono ma dobbiamo due fare le puntate news di Giochi a cazzo di adesso. cane. Ma come? Ma me lo potevi dire prima che ho caricato tutti questi giochi dal garage? Cioè, apposta li ho messi qua, che erano tutti in garage, mi sono rotto il culo per portarli a mano. Le news. Le fottutissime news della settimana. Facciamo le fottutissime news della settimana. Finalmente un buon gioco sul trono di spade degno di questo nome. Sì, minchia! Ne avevano già fatto uno, ma... Non solo perché Telltale è sinonimo di qualità, avendo realizzato delle avventure grafiche veramente straordinarie, tra cui anche il Game of the Year The Walking Dead, che è... No, cioè, dov'è? Qua dietro. Ma anche perché l'autore Martin ha mandato a collaborare con gli sviluppatori il suo braccio destro, lo scrittore Frank. È stato finalmente annunciato il nuovo Call of Duty, Advanced Warfare. È stato mostrato già il primo trailer che potete trovare in descrizione qui sotto, che mostra l'attore Kevin Spacey come il cattivone di turno. È stata già mostrata anche la cover. Chi è? Uscirà il 4 novembre di quest'anno per PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. E tra le principali novità, Kevin Spacey, è anche gli esoscheletri. Che cosa è stato annunciato? Call of Duty. Il nuovo Call of Duty. Sì. E che cosa ha come novità? L'esoscheletri. Gli esoscheletri. Sì. E Kevin Spacey. E Kevin Spacey. Novità! Novità assolute. Eccezionale. Uscirà per tutte le piattaforme, sì. No? Guerra del cazzo, no? Certo. Sempre guerra del cazzo. Guerra del cazzo. Kevin Spacey. Ah, ma c'è Kevin Spacey? Sì. Ah, ma mi piace questo. Ah, fantastico. Day One, dove devo prenotarla? Jonathan Irons, che sarà il cattivo interpretato da Kevin Spacey, sarà il capo di una milizia eccezionalmente forte, dotata appunto di esoscheletri. Questi esoscheletri cambieranno il modo di intendere la guerra, perché permetteranno ai soldati di fare salti incredibili e di essere molto più resistenti. Vabbè, in sostanza questo serve anche per dare più pepe al multiplayer. Però Sledgehammer, che è lo sviluppatore, promette che anche la modalità single player sarà vincente. Sì, sto cazzo. Questo cazzo, questo cazzo. Nel corso degli ultimi giorni si è parlato di una fantomatica console che Nintendo avrebbe presentato alle 3 del 2014. Ma secondo CVG, un portavoce di Nintendo avrebbe smentito la notizia: nessuna nuova console in arrivo. Anzi, addirittura c'è il rischio che Nintendo esca dal mercato dei videogiochi. Che cazzo stai dicendo, Raiden? No, no, un attimo, nel senso che secondo quella che è la nuova strategia Quality of Life promossa da Satoru Iwata, Nintendo dovrebbe occuparsi di tutto ciò che è intrattenimento, il che significherebbe non soltanto videogiochi, che sia un modo di Nintendo per mettere le mani avanti per la serie, se non riusciamo nei videogiochi faremo altro, quindi non rompete i coglioni, oppure che sia stato semplicemente un modo di dire in onore a ciò che il fondatore Nintendo aveva sempre promosso, ovvero l'intrattenimento in generale. Se avete seguito le uscite del mese sapete anche che il 30 maggio uscirà Mario Kart 8 per Wii U. Ebbene, all'acquisto del gioco Nintendo vi regalerà un titolo a vostra scelta tra 10 ottimi giochi, in versione digitale. Ma in compenso Nintendo monetizzerà grazie ai vostri video su YouTube. Avete appena acquistato un dispositivo di acquisizione video e volete riprendere i vostri gameplay per poterli pubblicare su YouTube di Mario Kart 8, ovviamente? Non lo potete fare, no, non lo potete fare. Cioè, nel senso, lo potete fare, ma tutti i video che caricherete di Mario Kart 8 su YouTube saranno reclamati da Nintendo, che ha fatto sapere monetizzerà sui video di YouTube di tutti gli utenti che li pubblicheranno. Ovviamente sempre di Mario Kart 8. Mamma mia! Secondo il sito DualShockers sarebbe sviluppo un altro Halo, parallelo al nuovo Halo che per comodità chiameremo Halo 5. Questo perché Microsoft sta cercando nuovi sviluppatori per un progetto legato ad Halo. Che si tratti del prossimo Halo ancora e quindi Microsoft progetta di far diventare la serie a cadenza annuale come Call of Duty? Salve signor... Salve! È tanto che non ci vediamo, almeno no. Saranno quanto, due infatti settimane? Stavo bene, mi dica. Ma ero di passaggio? Per... Ero di passaggio. Molti hanno insinuato che io somigli al presentatore. Ah sì, non l'avrei mai detto. No, ma tutte minchiate. Sì.
Fece lei. Minchiate, nel senso che io sono bimbo. Bimbo. Lo dica lei. No, è il coreano. Vabbè, lo scriviamo perché. Ecco. Perché nella vostra lingua. Eh sì, non so cosa significhi. È però. Una parolaccia, ma c'è la K, la K. C'è la K. Normalmente invece dovrebbe essere. Sì, ma stiamo divagando. Che cosa vuole? Volevo solo dire che Ale è una minchiata. È una minchia. Ma come? Come si permette? Ale è una serie storica. Perché non è su PC. Non è su PC, quindi io ho solo un PC, però da 4.000 euro e quindi vale tutte le console del mondo. Ma lei che cosa? Ma sono bimbo minchia, sennò che cosa? Sì, ok, però tra l'altro lei ho comprato che dal mio papà che sì, che vende PC. No, che per il resto non si può permettere anche il pane, ma però il PC da 4.000 euro, sì, ma che cosa lei, cosa gioca su PC? Tante cose, tipo i giochi di Favij più o meno, quelli che fa vedere Favij. Ah, ok, Happy Bricks, sì. Ho capito, salutiamo Favij, però Simone, salutiamo Favij che so che mi segue, solo quando entro io. E non si azzardi più a dire, non azzardate più in questo programma di merda a dire no perché le cose vogliono dette, me lo ha insegnato uno che no, le lo dico io, le cose vogliono dette, incazzatissimo, le cose vogliono dette, mi ha detto questo, che cosa, come si permette che non si può paragonare Call of Duty, che è un capolavoro, va bene, a Halo, che è una stronzata, cioè, esatto, lo dico anch'io, non si può paragonare un'esplosiva per una console, cosa sono le esplosive? Le esplosive sono una stronzata, ma se ne vada. Il CFO di Microsoft, Amy Hood, ha dichiarato che potrebbe presto esserci un rallentamento nelle forniture ai negozi di Xbox One. Veramente si è parlato di console, quindi in generale, forse anche Xbox 360. Questo per permettere una migliore organizzazione delle scorte già presenti nei negozi. Parole povere. Praticamente ce ne sono già assai nei negozi ed è inutile rimpinguare questi ultimi con altre console che tanto non si vendono. Insomma, se prima non si vendono quelle, è inutile farne di altre. Già vi vedo. Vuol dire che Xbox One non vende bene. In effetti la situazione suggerirebbe questo, però sostanzialmente si tratta di una riorganizzazione, non saltiamo subito a conclusioni. Chi invece se la sta vedendo pietre, cioè sostanzialmente un modo per dire da noi che se la sta vedendo brutta, è Sony. Sony in forte perdita, ormai non è più un segreto, non per PlayStation 4 ma per gli altri settori: televisori, telefonia, settore PC, c***i e mazzi. Sony ha dovuto aumentare le previsioni di perdita per l'anno fiscale in corso a circa 130 miliardi di yen contro i precedentemente previsti 110 miliardi. C'è una perdita della Madonna. Non so se. Se a questo ci mettiamo anche che 5.000 persone recentemente sono state licenziate e ci sono state varie spese aggiuntive dovute alla riorganizzazione e ristrutturazione interna dell'azienda, Sony è sostanzialmente nella merda. Però almeno appunto PlayStation 4 sta andando molto bene, attenzione, che poi neanche si spiega perché, cioè la console lanciata in maniera più stitica possibile con 4 giochi messi in croce ed è invece l'unico settore che va bene. Fuck logic. Bene, benissimo ragazzi, siamo arrivati ancora una volta, ci siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta all'angolo. Delle cazzate. Siamo sopravvissuti, ce l'abbiamo fatta. Di cosa parliamo? Ma ovviamente delle classifiche italiane. Delle classifiche italiane che non ci deludono mai. Mai. L'italiano medio trionfa. Calcio e pistole. Calcio e pistole. Il calcio delle pistole. Partiamo dal quinto posto. Sì, tanto è lo stesso, è palindromo. Sì, sì, esatto. Cercatevi su Google palindromo. Sì, vabbè, dai, lo sai. Sotto è palindromo. Secondo te? FIFA 14. Per PS4. E al quarto posto? FIFA 14. Ovvio, per PS3, ragazzi. Al terzo posto? FIFA 14. No. Al terzo posto GTA 5 per PS3. Ecco, GTA 5, applauso a Rockstar che riesce a fare. Applauso a Rockstar, veramente, però anche gioco. Un applauso agli italiani. Basta, GTA. Sì, però al secondo posto un gioco per 3DS che era già entrato in classifica. Yoshi's New Island. Yoshi's New Island. Guardate un po' come sta, Come si sta? Però già Infamous è già andato via alla grande perché al primo posto c'è. Dillo tu, no, lo dico io. FIFA. Vabbè, sarebbe stato quello che stavo dicendo, Brasile, che sarebbe rientrato nei gusti degli italiani. Per PS3. Ecco, quindi PS3. FIFA Mondiale, Brasile per PS3. Bene, abbiamo finito qui e mi raccomando, ragazzi, andatevi a vedere i nostri video precedenti. Io, grazie, sì, così classica. Andatevi a scaricare la nostra applicazione per Android ufficiale, sviluppata dal nostro Giuseppe Sgroi, che salutiamo. Si chiama Player Inside Official. Si chiama Player Inside Official. Lo trovate appunto su Android Market. Come
cazzo si chiama? Che Place, insomma, quello che non lo so perché io ho Windows Phone, lei ha iOS, stiamo lavorando anche per svilupparli su iOS e Windows Phone e vogliamo comunicare a tutti gli amici di Acireale e dintorni, quindi anche Catania, insomma tutti gli amici della Sicilia in particolare. Poi, gli amici, se volete venire e non siete siciliani, siete i benvenuti ovviamente. Saremo all'All Party con i ragazzi di Parliamo di videogiochi, con i ragazzi di Parliamo di... No, poi c'è Marco Merino, Crua89. Caro Marco Merino, facciamo un appello a Marco Merino, gli facciamo gli auguri per i 100.000 sì, esatto, auguri di iscritti. Ma come c***o fai a esserci in ogni c***o di fiera, ma di fumetti, ovunque, di cose? Ovunque, lui è onnipresente. Sarebbe da rompergli a lui una brocca in testa. Ma no, poverino. No, sto scherzando, anzi, meno male che c'è, perché, no, perché ci divertiamo, ci divertiamo insieme. Quindi il è la fumetteria Sketch. La fumetteria, bar, pasticceria, sì, macelleria, Sketch, mi raccomando, siate, sì, un po' di tutto. Sketch, sì, Sketch, sì, ad Acireale. Cioè, vabbè, troverete i dettagli qui sotto, in descrizione, comunque su Facebook, seguiteci, mi raccomando. Seguiteci anche nei nostri profili personali che usiamo, praticamente sono pubblici. Sì. Io sono Gianluca Raidenberry, lo trovate qui sotto e lei... Ho metto anche il mio qui sotto in descrizione. Esattamente, qui sotto in descrizione. Insomma, ragazzi, avete tutti i contatti, non avete scuse, potete seguirci, followarci, cagarci il cazzo, quanto volete, perché vi abbiamo dato tutte le informazioni necessarie. Un saluto e alla, che dire, alla prossima, diciamo, perché è ben augurante, non certo, so se ci cambiamo, ma speriamo di sì. Alla prossima.